Ciao a tutti, noi siamo i ragazzi di Radio Panetti e oggi inizieremo un nuovo ciclo chiamato Alimentiamo la vita. È un format in cui tratteremo tematiche legate all'ambiente, alla sostenibilità e alla giustizia sociale. Io sono Leonardo e lui è Gabriele. Ciao a tutti. E oggi in studio abbiamo due ospiti d'eccezione: Elda Perlino, buonasera Elda, Buonasera. e Lucia Schinzano, buonasera Lucia. Buonasera a tutti. Allora, perché ho detto ospiti d'eccezione? Beh, perché ho parlato ovviamente di Elda Perlino, che è una ricercatrice CNR, esperta in oncologia molecolare, e oltre all'impegno scientifico si occupa da sempre di divulgazione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica. Dal 2005 è presidente dell'Associazione Culturale Sviluppo Sostenibile, fondata nel 2004, con l'obiettivo di studiare i problemi ambientali con un approccio multidisciplinare e formulare proposte per uno sviluppo sostenibile del territorio. Mentre dal 2015 al 2019 è stata presidente della Consulta Comunale dell'Ambiente. Con noi invece c'è anche Lucia Schinzano, non da poco perché è giornalista dal 1983, è studiosa di storia dell'informazione nel Novecento, esperta di comunicazione ambientale, docente in corsi di formazione sui temi della sostenibilità e della tutela dell'ambiente, collaboratrice di testate nazionali e inoltre ha fondato nel 2009 e dirige il web magazine Ambiente Ambienti che si interessa di sostenibilità e buone pratiche sul territorio. Benvenute Lucia ed Elda. Oggi parliamo di amianto e associazionismo ambientale, fino alla nascita della Consulta Comunale dell'Ambiente. Com'è nata l'idea di questo libro? Penso che dovrebbe rispondere Elda perché l'idea è venuta a lei. Sì, i motivi per cui io e Lucia abbiamo intrapreso questa esperienza sono fondamentalmente tre. Mi prenderò un po' di tempo, ma ve li devo raccontare tutti e tre. Il principale è stato veramente il CNR, che dopo 42 anni mi ha mandato a casa, è giusto così per voi giovani, e quindi la mole di documenti e carte che ho dovuto decidere se buttare via o lasciare incustodite, o meglio, custodirle e portarmele a casa, mi ha indotto a prendere una decisione e quindi iniziare a pensare di storicizzare tutta l'esperienza che appunto in tanti anni di lavoro avevo portato anche fuori dai laboratori di biologia molecolare in cui io ho lavorato per il CNR, cioè fare divulgazione scientifica e a un certo punto della storia di questa città occuparmi anche dell'iniziativa della bonifica del sito Fibonit, un sito appunto pieno di amianto che è responsabile di un tumore ancora oggi incurabile, il mesotelioma. E di cui io mi sono occupata fondamentalmente dal punto di vista appunto delle mie competenze di biologa molecolare in un gruppo di studio che l'Associazione Sviluppo Sostenibile ha messo su nei primi anni del 2000, quando sotto la guida di un urbanista di fama internazionale, il professor Dino Borri, abbiamo deciso di affrontare i problemi ambientali, che come sapete sono problemi complessi, con appunto un'intelligenza collettiva di professionalità, non solo di universitari, ricercatori come me del CNR, del Politecnico, ma anche di persone, di semplici lavoratori, di persone che abitavano in quella zona e che quindi avevano una storia, avevano in qualche modo una loro esperienza su questo problema della presenza dell'amianto in questo sito nella città di Bari. Quindi questo è stato uno dei motivi, sembrerà banale, però in realtà la mole di documenti mi ha riportato a riflettere sulla necessità di comunicare, quindi di portare anche fuori questa esperienza che tanti cittadini come me, insieme a me, hanno messo a disposizione per far sì che oggi la qualità dell'ambiente, l'aria che si respira, effettivamente non semina più quella morte dovuta al mesotelioma, che ha un periodo di incubazione. Ad oggi noi sappiamo di 40 anni, ma in realtà, siccome stiamo ancora studiando questo tipo di tumore e la casistica è ancora limitata rispetto agli anni in cui la Fibrinet ha lavorato e poi è stata chiusa, potrebbe estendersi ancora al di là di questi anni. Il secondo motivo è stato altrettanto importante, quello di rendere ad alcune persone come Maria Mogeri, che non c'è più, ma non solo, tante persone che hanno collaborato a questa battaglia, la memoria, che molto spesso si perde perché gli anni passano, sono passati più di 20 anni da quando abbiamo cominciato queste battaglie. E quindi mi sembrava giusto e doveroso che in qualche modo restasse una traccia.
faccia appunto storicizzare anche la collaborazione di tanti cittadini che sono ancora oggi vivi, ma di tanti che non ci sono più, da lasciare a voi, ai più giovani, a quelli che ovviamente della storia devono fare tesoro dell'esperienza per continuare questi processi. Una vera e propria testimonianza. Sì, in qualche modo è una testimonianza che grazie a Lucia però io ho potuto mettere, trasformare in questo libro anche in un racconto corale. E quindi l'ultimo vero motivo è quello di rilanciare anche un certo civismo, una certa attività dei cittadini che in qualche modo in questi anni, non dico che si è persa, ma si è trasformata e cambiata. Qualvolta purtroppo anche in peggio, per cui questa necessità di lasciare e di dare questa testimonianza ai giovani, a coloro che adesso si affacciano anche a un percorso di civismo, quindi di attività nell'ambito di quelle che sono le proprie capacità e possibilità e sensibilità per migliorare l'ambiente in cui tutti quanti noi viviamo. Grazie mille dell'intervento. A questo punto prendo io la parola chiedendo: quanti anni ci sono voluti per arrivare a una bonifica di questa fibra, di questa fibra di amianto? Poi quali sono gli oneri che lo Stato ha, la Regione, se ci vuole dare una differenza? E a proposito di come bonificare un luogo inquinato da amianto? Allora, che questo che noi raccontiamo nel nostro libro prende un arco di tempo che va dagli anni 90 fino alla risoluzione più eclatante, cioè la inedificabilità, la dichiarazione di inedificabilità del sito, perché bisogna fare un po' adesso anche un pochettino la storia di questo sito, fino al 2005. 2004 ci sono state le elezioni che hanno segnato una svolta proprio nel rapporto tra cittadini e istituzione, e poi il 2005 c'è stata questa dichiarazione in consiglio comunale. Quindi un arco di tempo molto lungo che va dalla presa di coscienza progressiva, prima di pochi gruppi, l'associazione Anarres, che era partita con l'idea di utilizzare il sito dismesso della Fibronit. La Fibronit era stata chiusa nel 1985, e quindi da quel momento fino ai primi anni 90 era diventata progressivamente un rudere, e l'associazione Anarres aveva intenzione di requisire questo edificio per farci un centro sociale, mai pensando che lì ci potesse essere veramente potesse parlarsi veramente di fabbrica della morte. Diciamo quindi che la coscienza ambientalista è cominciata a venir fuori prima con pochi, e poi poco a poco è diventata pervasiva e ha invaso la città, ma è stato un processo molto molto lungo. Dobbiamo dire che recentemente è stata usata un'espressione molto, molto bella, un allineamento di pianeti, cioè la città, i semplici cittadini che sono stati coinvolti e non ne avevano consapevolezza di quello che stavano vivendo sulla loro pelle, cioè l'esposizione all'amianto, non solo gli operai ma anche le famiglie che quotidianamente manipolavano le tute, gli oggetti da lavoro dei loro familiari, le associazioni, le prime associazioni ambientaliste, i primi partiti che cominciano a muoversi nel solco di un'esperienza, di un'esigenza ambientalista. A Bari abbiamo l'esperienza del primo deputato dei Verdi della zona sud, che può portare a Roma a conoscenza del Ministero dell'Ambiente, che può portare a conoscenza proprio la storia della Fibronit. Associazioni che nascono con l'obiettivo, ed è il caso di sviluppo sostenibile, con l'obiettivo anche di elaborare un nuovo metodo di studio e di risoluzione dei problemi, cioè attraverso un lavoro in team, quindi mettendo a confronto e fondendo le varie competenze, quindi un vero e proprio nuovo metodo di lavoro. Si arriva al 2005 perché i cittadini chiedono ai candidati sindaco dell'epoca, che erano quattro, chiedono un patto in cui
chiedono a chi fosse diventato sindaco, quindi non ha importanza se di destra o di sinistra, ma la richiesta al futuro sindaco di impegnarsi per bonificare quel sito. Nasce un movimento che si chiama L'Onda, nasce un movimento spontaneo di cittadini, una consulta spontanea di associazioni che supporta il candidato sindaco che firma nero su bianco, mette la firma sul documento, che sarà poi Michele Mignano. Una volta eletto sindaco e una volta formata la nuova giunta, viene dichiarata la inedificabilità del sito, perché lì doveva nascere, secondo i piani dell'epoca, doveva nascere un grande centro commerciale, edifici per abitazioni, un sottopassaggio che avrebbe messo in comunicazione i tre quartieri di San Pasquale, Madonnella e Iapigio, che erano quelli coinvolti dal punto di vista della salute in questa storia della Fibronit. Quindi il periodo è stato piuttosto lungo, però ne è nata una coscienza civica forte e decisa, che sapeva quello che voleva. Grazie mille Lucia, lì insieme ad Elda ci avete fatto capire quanto siano state importanti le associazioni, anche i movimenti e anche ovviamente le liste civiche. E io però avrei una domanda, diciamo, sia per lì che ovviamente per Elda. Anche le parrocchie sono state attente a queste problematiche e non lo so, quale ruolo hanno svolto? Le parrocchie sono state molto attente, perché le prime riunioni noi le abbiamo fatte tutte nelle parrocchie. Una delle parrocchie che ha ospitato tantissime volte le associazioni, e poi negli anni sono diventate anche un luogo di educazione ambientale, di educazione alla sostenibilità, perché oltre ad ospitarci hanno diffuso queste iniziative, sono le parrocchie proprio del quartiere di Iapigia, dove diciamo per la gran parte si affaccia la Fibronit, perché la Fibronit, il sito Fibronit divide la zona di San Pasquale dalla zona di Iapigia, però è diciamo impermeabile a Via Mendola perché c'è la ferrovia. E una cosa che volevo aggiungere è che la bonifica del sito Fibronit è stato un esempio, anche è stato un laboratorio Bari, perché fino ai primi anni del 2000 l'idea di bonifica era sempre legata all'idea di rimuovere l'amianto e portarlo fuori. Infatti il progetto di edificare su quel sito, che era un progetto di interessi economici fortissimi, dove c'era anche una banca, la Banca Popolare di Bari, prevedeva la costruzione di centri commerciali, palazzi, addirittura sottopassi, da, voi immaginate, da movimentare tutto il terreno dove questa fabbrica non solo aveva operato, ma aveva anche lasciato degli scarti. L'idea di portare via le fibre di amianto significava smuovere queste fibre, quindi diffondere in ambiente, non solo far viaggiare questi camion per portarli in una discarica che ancora oggi non esiste. La discarica di amianto, voi potete immaginare con quante difficoltà i territori accettino di avere questi rifiuti speciali. Quindi la proposta che nacque proprio grazie a questo allineamento dei pianeti a cui accennava Lucia, era una proposta che è nata proprio dalle competenze che sono state messe a disposizione da tante persone che provenivano dall'università, dal Politecnico, dal CNR, ma anche appunto dalle associazioni che ha citato già Lucia. E queste riunioni serali che si svolgevano dopo l'orario di lavoro di tutti quanti noi per studiare quello che succedeva per esempio a Casale Monferrato, che è una cittadina, un comune del Piemonte che aveva avuto anche lei problemi con l'amianto, problemi ambientali importanti. Questi studi sono stati condotti molto spesso nelle parrocchie, la parrocchia di San Francesco a Iapigia, la parrocchia di San Marcello dove c'era Don Gianni, che poi è stato presidente della Migrantes, l'associazione, e avevano lo scopo anche di divulgare, diffondere queste iniziative, di invitare i cittadini residenti alle domeniche durante la messa comunicavano queste riunioni, perché è stato molto importante sensibilizzare i cittadini, perché il problema, guardate, è anche quello che come vi dicevo prima, il periodo di incubazione è molto lungo. Per cui di fatto la gente che iniziava a morire di mesotelioma pleurico è stato una, considerate che sono 400 i morti per mesotelioma a Bari, nella città di Bari, contati al 2020, che sono tantissimi, sono più delle morti per esposizione alle fibre di amianto paragonate a quelle per esempio delle industrie chimiche.
Tutto questo andava anche comunicato ai cittadini in qualche modo, perché appunto, come diceva Lucia, quando c'è stato il momento del cambio da un'amministrazione a un'altra, si è, diciamo tra virgolette, approfittato di questo cambiamento politico per chiedere l'impegno di chi amministra. Perché la responsabilità, che tu chiedevi prima, i soldi, chi ha pagato, è molto complesso, perché in realtà la fabbrica avrebbe dovuto bonificare il sito, ma la fabbrica era fallita. Quindi ci sono stati due procedimenti amministrativi, due confische di quel suolo, dietro gli esposti dei cittadini, che hanno raccolto tutti dei dati epidemiologici. Molti sono andati, io per esempio mi sono interfacciata con la professoressa Marina Musti dell'Università di Bari, che in quegli anni studiava il mesotelioma. Ma vi racconto questa cosa: il CNR, che aveva i suoi laboratori all'interno del campus, qui in via Mendola dove c'è anche il Politecnico, trasferiva in quegli anni la gran parte dei suoi istituti di ricerca in un palazzo, tuttora sede dell'area di ricerca di Bari, in via Mendola, che si affaccia esattamente sulla Fibronet. Quindi la coscienza dei cittadini non è una coscienza generosa, altruista, fine diciamo agli altri, ma è anche fine a se stessa, perché noi come ricercatori del CNR ci siamo posti il problema di andare a lavorare minimo 8 ore su un sito che ancora disperdeva fibre di amianto e che ne avrebbe disperse moltissime se si fosse andato con il progetto di rimozione dell'amianto. Per cui c'era un interesse diffuso a studiare il problema, a fare delle proposte a chi si candidava ad amministrare, che ovviamente ha delle ripartizioni anche tecniche che si occupano di questi problemi ambientali, ma che molto spesso non hanno il tempo, le competenze tecniche sufficienti, perché sono tutti argomenti che in quegli anni erano, diciamo, cogenti, anni in cui si stava ancora studiando. E, come dicevo all'inizio, siamo stati un laboratorio, perché la proposta che abbiamo fatto, studiando appunto quello che succedeva anche in altri paesi, era quello di tombare l'amianto. Per cui si è proceduto prima a una messa in sicurezza provvisoria, in cui abbiamo contribuito dando queste indicazioni, ma è stato il comune poi che ha messo a bando tutte le operazioni. Chiaramente ai bandi hanno partecipato aziende che avevano nel loro curriculum già altre esperienze di questo tipo, e dopo una messa in sicurezza provvisoria che ha fatto sì che il sito in qualche modo non si liberasse più delle fibre, perché si impregnavano i muri con delle sostanze che impedivano la volatilità delle fibre, dopodiché è stato abbattuto tutto ciò che restava della fabbrica, il corpo di fabbrica, sotto dei teli dove c'era una pressione negativa che impediva alle fibre di appunto andare nell'ambiente circostante, quindi diffondersi in tutta la città. E alla fine questo l'abbattimento, quindi le macerie dei corpi di fabbrica, venivano interrate in alcuni, tra l'altro insacchettate, proprio come dei salsicciotti, per rendere l'idea, in teli di materiali particolari che sono stati sotterrati, adesso sono lì nel sito della Fibronet e resteranno per un numero di anni, noi ci auguriamo pressoché infinito, perché chiaramente anche questo è ancora oggetto di studio e di ricerca scientifica. Ecco perché questo sforzo che hanno fatto gli amministratori anche nel reperire i fondi, perché i fondi sono ministeriali, non c'era la capacità da parte del comune che si è sostituito al fallimento della proprietà, ma sono stati destinati perché la Fibronet era uno dei 57 siti di interesse nazionale, dove ovviamente pensate che un ministro che è venuto a fare un sopralluogo con l'elicottero ha detto: ma è possibile? È all'interno della città, perché a Roma probabilmente sulla carta loro non avevano realizzato che fosse un sito che insemina morte, per assurdo, non tanto a Iapigia quanto a Madonnella, per un problema di flussi. Spero di aver risposto alla vostra, di aver risposto sì, alle certo, vostre domande. Abbondantemente, direi. Dunque, tornando un attimino sul libro che avete scritto, citate appunto la nascita della consulta, diciamo questo è il motivo, la Fibronet è stata la causa in un certo senso della nascita della consulta comunale voluta appunto da Maria Maugeri. Senta, ci vuole spiegare un attimino in cosa consiste la consulta, le novità, diciamo?
Sì, diciamo che questa esperienza non è stata l'unica. In quegli anni c'è stato un movimento in tutta Italia, quindi anche a Bari, di presa di coscienza di una serie di problemi ambientali. E ricordo, per esempio, sicuramente anche questo è una cosa di cui avete memoria, l'abbattimento, se non diretto e personale, però l'abbattimento del palazzo che chiudeva la visuale di Punta Perotti. Quindi questi problemi ambientali, che come diceva bene Lucia, avevano visto anche un allineamento di alcune, diciamo, personalità. C'erano politici a Roma come appunto Vito Leccese, che era uno dei pochi giovani verdi che aveva avuto l'opportunità di fare questa esperienza, e quindi di aiutare qui a Bari altri politici come Cesare Veronico, Maria Maugeri e quindi Michele Emiliano, che si affaccia da magistrato alla politica, insieme alle associazioni come Sviluppo Sostenibile, ma non solo, Annares, la CGIA, associazioni non soltanto, diciamo, di cultura ambientalista, ma anche associazioni professionali come la CGIA, la Società dei Geologi, e tante altre realtà, anche i semplici operai, i parenti, le mogli che si ammalavano e quindi portavano la loro testimonianza, hanno messo in moto una cittadinanza attiva, noi l'abbiamo chiamata quasi attiva. Perché? Perché in quel momento si è ritenuto di dover avere la volontà, soprattutto Maria Maugeri è stata molto brava nel guardare molto avanti al futuro, per valorizzare e mettere a valore questa esperienza in un esperimento che era quello di collaborazione con l'amministrazione istituzionale. Fino a quel momento eravamo in qualche modo tutti messi intorno a un tavolo in maniera spontanea da persone appunto come l'allora assessore alla protezione civile, che era Cesare Veronico, che un po' per amicizia, un po' per esperienza politica aveva questo collegamento a Roma con Leccese, e poi c'era l'amicizia con Maria Maugeri, che era stata eletta al comune con la rete di Leoluca Orlando e quindi poi passata nei Verdi, che raccoglieva queste sensibilità. Però tutto questo aveva bisogno di essere istituzionalizzato, perché un'esperienza sia un'esperienza che si possa portare a termine, rilanciare, far crescere, deve essere in qualche modo formalizzata. E questo non significa che la formalizzazione deve rendere questa cosa, diciamo, questa esperienza una cosa rigida, chiusa con delle regole, ma noi abbiamo chiesto che diciamo, tutte le associazioni potessero interfacciarsi con le amministrazioni, in questo caso quella comunale, perché lo ha riconosciuto grazie proprio alla presenza di Maria Maugeri, assessore all'ambiente in quegli anni, ma in realtà la nostra ambizione, cioè le associazioni che si sono associate in questa esperienza della consulta ambiente, è quella di diventare una consulta anche regionale, perché la regione, come dicevi giustamente tu all'inizio, ha anche un ruolo, non soltanto perché ha destinato dei fondi, ed è importante, la dichiarazione di inedificabilità che citava Lucia prima, che è stata un'altra esperienza unica, siamo stati i primi noi baresi a trasformare un luogo dove c'è un progetto speculativo edilizio in un luogo a verde, un luogo pubblico destinato a non avere mai, perché lì sotto c'è l'amianto, un progetto edilizio. Tutto questo voleva essere consegnato al futuro grazie a questa esperienza e grazie all'istituzione di una consulta che è un luogo dove le associazioni incontrano le amministrazioni e collaborano. Collaborano in maniera sempre molto autonoma, nel senso che operano, noi ci siamo dati un metodo che è quello dei tavoli, studiamo con ognuno le proprie capacità, ma anche invitando persone esterne, esperti, e dopodiché proponiamo quella che è la nostra soluzione. Molto spesso facciamo anche qualcosa in più, cioè facciamo delle proposte prima che ci sia la consultazione da parte dell'amministrazione su alcune iniziative, ovviamente, per il governo del territorio. Tutto questo viene fatto sulla base di un volontariato, perché la consulta ovviamente si regge da sola, che è molto faticoso perché non abbiamo una sede, molto spesso l'interlocutore non è quello istituzionale, cioè l'assessore all'ambiente, perché chi l'ha istituzionalizzata significa presentarla al Consiglio Comunale e quindi inserirla nello statuto del Comune, era l'assessore Maria Maugeri. Poi abbiamo avuto un periodo in cui non abbiamo avuto un assessore, ma il sindaco ha avvocato a sé la delega. Oggi noi ci occupiamo di territorio in un'ottica europea, dove il territorio è non soltanto l'ambiente costruito, ma è anche il verde, ma è anche l'ambiente immateriale. Quindi abbiamo spesso affrontato dei problemi che sono problemi legati ai giardini, ai parchi, non soltanto alla giustizia sociale.
E il nostro interlocutore non è l'assessore all'ambiente, perché l'assessore all'ambiente risponde a un sistema di deleghe amministrative. A Bari l'assessorato all'ambiente governa soltanto i processi che riguardano la spazzatura, quindi diciamo in qualche modo il ciclo dei rifiuti solidi urbani. Quindi chi è il nostro interlocutore? Se parliamo dei giardini, per esempio, è l'assessore ai lavori pubblici, perché l'amministrazione ha deciso in qualche modo nel suo statuto di mettere in testa i lavori pubblici. Per cui possiamo parlare fino a domani, non voglio assolutamente, però è molto complicato. Bisognerebbe, e la cosa importante, noi abbiamo scritto questo libro perché è importante che tutti conoscano come si amministra la propria città. Tutti conoscono la storia della propria città, perché entrare in un parco dove probabilmente noi speriamo ci siano anche dei luoghi a memoria di Maria, di tante persone, non solo lei, Ernesto Chiarantoni, un collega del Politecnico, che era la cui famiglia lavorava nella Fibronet e che si è ammalato di mesotelioma e ha lavorato con noi a questo progetto. Questo serve non solo per ricordare ai giovani e a voi il passato, ma soprattutto per darvi un'idea di come i problemi di una città, questa e tante altre, vanno affrontati, perché possono essere risolti. E la consulta è un luogo dove ci si incontra e si può pensare anche di cambiare alcune cose, di proporre all'amministrazione, per esempio, è diciamo quello che stiamo facendo in quest'ultimo periodo, che non si chiami più solo consulta all'ambiente, ma consulta al territorio, in maniera tale che in qualche modo gli assessorati di riferimento siano quelli che di volta in volta dovranno affrontare i problemi che anche la consulta può contribuire a risolvere, oppure potrà rispondere a alcune richieste che vengono dai cittadini, perché la consulta è aperta anche ai semplici cittadini, a tutti, anche a voi, senza limiti di età, di ceto, di provenienza. Ecco perché l'ambizione è che diventi anche regionale, perché un problema ambientale importante come quello della fabbrica l'ex Italsider di Taranto è un problema che riguarda anche Bari, ma sicuramente anche Lecce e anche Foggia. Grazie mille Elda, e dalla regia mi dicono che c'è una domanda dal pubblico. Ma vorrei chiedere a Lucia Schinzano qual è stato il ruolo della Gazzetta del Mezzogiorno e di Giuseppe Almenite. Sappiamo inoltre che Giuseppe Almenite ha scritto un libro intitolato Pane Amianto. Qual è l'idea di quest'opera in quel momento? Grazie per la domanda, perché mi permette di parlare di un collega che ha affrontato, che vive il suo essere giornalista veramente come una missione, così come dovrebbe essere. Noi nel nostro libro abbiamo dedicato una sezione proprio al ruolo di cronista di Giuseppe Armenis sulle pagine della Gazzetta, un cronista che non veniva preso sul serio, che veniva considerato un marziano. Lui stesso dice, proprio in una riunione che si tiene in una delle parrocchie di cui parlava Elda, dice: mi chiamano un marziano, perché io sto parlando di queste cose di cui nessuno si rende conto, perché l'amianto è un nemico invisibile, tu non lo senti, non lo percepisci, te ne accorgi poi sulla tua pelle dopo anni, perché il periodo di incubazione, come è stato detto, è di almeno 20 anni. E cosa ha fatto Giuseppe Armenise? E noi lo abbiamo documentato nel nostro libro con una sintesi degli oltre 100 articoli che lui ha pubblicato sulla Gazzetta. Ha documentato giorno per giorno quella che è stata lo sviluppo di questa situazione, quindi dall'incredulità alla diffidenza, il disprezzo addirittura delle istituzioni nei confronti di questo problema che andava emergendo, alla progressiva presa di coscienza della cittadinanza, alla organizzazione della cittadinanza anche attraverso la consulta spontanea, poi quello che è successo, la nascita anche della consulta e le azioni all'interno del Consiglio Comunale, una volta che è stata affrontata in pieno la questione della bonifica attraverso le due strade, appunto quella della messa in sicurezza e del tombamento. Lui ha documentato tutto questo insieme al Giuseppe Armenise, giornalista, che poteva anche avere l'appoggio di quelli che hanno veramente trovato
andando a fare di nascosto le fotografie con la Polaroid, le riprese così in una maniera molto molto artigianale, insieme a queste persone che erano suoi amici e che quindi gli raccontavano in presa diretta, insieme al giornalista c'è Giuseppe Armenis, scrittore, che ha voluto documentare in una maniera, io definisco poetica, sublime per certi versi. Ci sono delle pagine bellissime, altissime, come documentazione umana e civile. Ha voluto documentare questa storia, pane e amianto. Perché? Perché queste persone veramente, e non metaforicamente, arrivavano a mangiare pane e insieme a quelle fibre respiravano, inghiottivano queste fibre d'amianto. Lì ci sono nel libro delle, appunto questi amici, il biondo, il baffo, eccetera, che sono Antonello Fiore, Gianluigi Cesari, che sono le persone che hanno veramente documentato la storia di quello che poteva rappresentare la Fibronit se non si fosse intervenuto. Quindi rappresenta la dimensione poetica, trasposizione in chiave poetica di quella mole di dati che Giuseppe aveva raccolto negli anni. Giuseppe ha anche saputo documentare quelle che sono state le frizioni anche all'interno della maggioranza. Ha dato voce a chi voce non l'aveva fino a quel momento, ai cittadini, ma ha saputo dare voce anche alle modalità di lotta all'interno del Consiglio Comunale. Giuseppe Armenis, per intenderci, ha documentato le maratone che ha fatto Maria Maugeri, che per ore e ore e ore, sostenuta letteralmente dai suoi compagni di partito, ma anche diciamo di coalizione, l'hanno aiutata a diventare un simbolo di quella che deve essere la vera coscienza civica. E Giuseppe Armenis ha lavorato su questi due fronti. Un'operazione meritoria, ripeto, non so quale delle due sia più bella, è difficile scegliere. Grazie mille ancora per questo intervento. Dunque, un ultimo sguardo al vostro libro. Io guardavo la copertina, una copertina molto bella, ma diciamo non è chiaro, almeno per me non è chiaro il significato, ce lo volete spiegare? Allora, comincio io e mi segue Elda, perché anzitutto quello che voglio dire è che questo libro rappresenta veramente una fusione di intenti. Non ci sono parti che ho scritto io e parti che ha scritto Elda. Tutto è stato condiviso. La struttura, l'organizzazione, la scelta delle parole, la punteggiatura, tutto. La scelta dei filmati, perché nel libro noi abbiamo anche dei QR code che permettono di vedere alcuni filmati. Uno di questi, ad esempio, è quello proprio di Maria Maugeri, che parla della bellezza della città. Allora, cosa rappresenta questo, il perché di questo libro? Allora, anzitutto il titolo, la cittadinanza quasi attiva, una cittadinanza che è stata attiva in passato, che deve tornare a essere attiva, perciò mettiamo tra parentesi quel quasi. Io lo dico sempre, ho un'esperienza anche da insegnante, quindi diciamo lavoro molto anche sulla scelta delle parole, sulla punteggiatura e su tutto quanto. Ecco, quasi, è tra parentesi, è un inciso. L'inciso è quello che ci può stare e che può anche non starci. Noi vorremmo che non ci fosse più nel futuro, ma dobbiamo dire che attualmente sì, c'è un appannamento da parte della coscienza civica di una cittadinanza che voglia essere veramente attiva. È una cittadinanza silente o quantomeno silente in certi aspetti, molto interessata magari del proprio orticello personale, ma poco delle grandi questioni che interessano la città in una dimensione collettiva in cui si è disposti a rinunciare qualcosa per il bene della cittadinanza. Lucia, quindi possiamo dire tranquillamente che l'obiettivo sarebbe quello di eliminare definitivamente quel quasi per ottenere la cittadinanza attiva. Tu che dici? Dipende da voi, dipende dal futuro.
dipenderà da noi. Sì. Voi sapete che le copertine le sceglie l'editore, però a noi è piaciuta subito questa, sì, perché quelle mani diverse ma tutte unite è quello che noi volevamo quando abbiamo scritto questo libro, tornare ad avere le mani tutti insieme. Perché io lo dico sempre, la battaglia per la Fibronet, a mio parere, è stata l'unica vera vittoria della cittadinanza attiva a Bari. Perché tutti insieme, tutti, senza simboli e senza cartelli, c'è stata una bellissima manifestazione a maggio del 2004, prima che si votasse, si votava a giugno, in cui tutti, è riportata anche nel libro la fotografia, tutti i cittadini hanno partecipato, anche quelli che non erano nel corteo, mettevano delle lenzuola bianche ai balconi. Non era stato assolutamente detto di fare così, è stata una cosa così bella perché spontanea. Quella battaglia ci ha visto lavorare insieme, universitari, gente semplice, professori, associazioni costituite, associazioni che non erano ancora costituite, e anche i candidati. Due firmarono il patto con la cittadinanza, uno dei due è diventato sindaco. Probabilmente Michele Emiliano, lo sapete, sarebbe diventato sindaco ugualmente, però quel patto con la cittadinanza in quel momento ha fatto che sì, che si camminasse tutti insieme, le mani erano unite. Dopo, che vi devo raccontare, vi posso raccontare che oggi ci sono dei mega progetti che sicuramente cambieranno il volto di questa città. Probabilmente voi sicuramente li vedrete, noi non lo sappiamo, perché sono talmente così grandi i progetti. Costa Sud, per esempio, avremo un pezzettino fra 2 anni, però Costa Sud è un progetto di forestazione di tutto il litorale che poi arriverà a 40 km da Bari, quindi forse ci vorranno più di 20 anni. Non lo so, se noi ci auguriamo di vederlo, però di questo pochi sanno. Perché quando io prima vi dicevo qualcosa è cambiato, e questo libro, uno degli obiettivi è quello di rilanciare questa cittadinanza attiva e quindi di togliere il quasi, perché l'involuzione è quello che io certe volte definisco diciamo, il cambiamento negativo, è corrisposto in un guardare in una maniera un po' più miope la città. Ognuno pensa al proprio, il comitato di scopo pensa al proprio obiettivo, cioè si occupa del suo quartiere, quindi questioni importanti come il nodo verde, che è questa trasformazione della stazione di una grossa parte del centro cittadino, la cucitura tra la parte, diciamo, il quartiere Murat, quindi la parte storica, e la parte extramurale, quella oltre via Capruzzi. Anche quello, a mio parere, è un progetto che riguarda tutti i cittadini, però anche in questo caso dall'osservatorio consulto dell'ambiente io e Lucia abbiamo notato che c'è questa trasformazione, ognuno si occupa di qualche piccola cosa. Allora, questa copertina vorrebbe invitare tutti voi, soprattutto, che avrete un ruolo, perché siete la classe dirigente del futuro, a tornare a stare tutti quanti insieme e possibilmente togliere quel quasi. Grazie mille Edda, grazie mille Lucia, io ringrazio ovviamente gli ospiti in studio, ringrazio anche il pubblico, i telespettatori da casa, ringrazio anche i cameraman, Andrea, Gigi, ringrazio anche Daniele, in regia Samuele, seguiteci sui social e niente. E grazie a voi. Grazie.